Bella a tutti ragazzi, questo è il secondo appuntamento di fila. Benvenuti in Kiwi. Ciao ragazzi, bella a tutti, ciao cari. Benvenuti e bentornati. Oh, questo, come avete sentito poco fa, come avete letto anche dal titolo, è il secondo appuntamento di fila di Ti Spazzo in due, della reaction di Ti Spazzo in due. Così recuperiamo i video nella scaletta, diciamo. Ok, senza andarci a perdere troppo nelle chiacchiere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, mettete like, fate tutto quello che dovete fare. Sempre, insomma, mi raccomando, ci siamo, lo dico sempre, lo dico. Speriamo che ogni tanto qualcuno lo fa. E vabbè, quindi iniziamo subito a fare questa nuovissima reaction di Ti Spazzo in due. Oggi ho letto dalla preview che sarà una puntata proprio di quelle proprio de merda proprio, e lo scopriremo anche durante la puntata. So che è tipo una giungla, so che sta casa è tipo una casa da giungla. E vabbè, andiamo a vederlo tra poco. Non vi spoilerò niente. Iniziamo subito con questa nuovissima reaction di Ti Spazzo in due. Mi chiamo Andrea Massà, ho 46 anni, sono un artigiano e nel tempo libero faccio il volontario. Da alcuni anni aiuto Margot, una signora anziana che vive con i suoi tre cani. Quindi iniziamo subito che sta questo qua, fa il badante, diciamo che proprio fa il badante a sta signora che c'ha tre cani. Ok. Ma è una casa disabitata questa, perché Mamma mia, cos'è? Ma dove mi hai portato? Mo, è che è la giungla di Indiana Jones, Maro. Madonna mia, ma lasci vivono davvero. Poi tutto così un po' abbandonato, trascurato. Che puzza di puzza di me. Potente, però ecco, guarda, ha pestato la me. Tanta fortuna, vero? Che schifo, benvenute. Ciao ragazze. Bonjour. Si può? Prego. Permesso? Permesso. Madonna mia, che è proprio tutto cosato di stufa. Nana pulita, dagli, cioè una pulita, no, ogni tanto nana. Pavimento è ricoperto di pelo. Più che un pavimento, sembra una moquette di pelo. Mamma, la cucina è disastrosa. Ma quella è fatta apposta, quello lo stanno a fare apposta, perché tutto il pelo che si accumula là, poi ci fa, li mette tutti insieme, ci fa la moquette di pelo, così unisce Lì c'è il bagno. Ok. Ah, che questo ho messo male. Proprio bello, così ci piace, sì, proprio la zuzzuria che cola proprio d'arcesso, il ragno appiccicato, ci piace. Questo è proprio da buttare. Camera da letto. Anche qua. Madò, proprio pure la camera da letto, piena di ragnatele, di cose. Beh, oggi ci sarà proprio un bel lavoro da fare. Un tappeto di peli. Sai quanto ci sarà da aspirare? No, la moquette non va tenuta in questo stato. Non puoi, cioè, lì, voglio dire, tra virgolette, ci sono veramente acari, cioè. Beh, sì, ci sono acari, zuzzuria, così, micro cose che non si può. Ma quello sta fa apposta, così aggiusta la moquette pure in asna. Questa casa è veramente esagerata. Lo sporco è oltre tutto quello che abbiamo visto finora. La
là, ma è che è proprio esagerato. Cioè, oh, se lo dice lei che ne ha visto di sporco, ci credevo. Anche fuori, cioè, non è solo dentro. No, guarda. Io mi offro volontariamente, ci penso io qua fuori. Rimedio, un decespugliatore e qua fuori ci penso io. E allora, vero, va bene, dai. Attenzione. E la buona volontà del badante, insomma, e quindi bravo, quindi inizierà lui a tagliare l'erba fuori. Ah, oh, bravo! Le ragnatele, guarda qui, un'unica ragnatela, guarda che bella, ah, proprio così, proprio tipo spaghetti, diciamo, la ragnatela proprio la rotola proprio tipo spaghetti, ho capito. Oh, bello. Visivamente queste ragnatele sono esageratamente consistenti. Solitamente vedi solo fili, invece sono corpose. Sono ragnatele proprio stagionate come il formaggio. Sì, proprio le ragnatele proprio familiari, proprio c'è tutta la colonia di così dei ragni, proprio quelle gicciotte proprio. Disco che te viene al disco e che sei in caterpillar. Ma cosa c'è in fornel che stai? Bucce d'arancio, pomodoro, usedne, c'è tutto di più. Volete un po' di questo? No, grazie. No, guarda, come se avessi già mangiato. Guarda, con volentieri, ma no, grazie. Come se c'è una buccia di sporco. Forse un piano piano sta venendo via. Le pulizie si stanno trasformando in un film dell'orrore. Madonna, cioè, se stanno proprio a fare un bucio del culo così, se stanno a fare. Brava, come cazzo fate, oh? Ma Andrea non si lascia intimorire e mentre le paglionico ripuliscono l'interno... Ma sì, certo, quello con la pioggia è iniziato pure a piovere, con la pioggia continua imperterrito a tagliare il prato. Bravo. La sfiga vuole che sono andata a prendere l'aspirapolvere. Come si fa a lavorare così? Non andava neanche una presa e io sono rimasta... bloccata. Veronica, mi devi ascoltare? Sì. È saltata la corrente, è normale che non funziona la presa, quindi mo come fa? Cioè, come fai a fare a pulire la moquette del pelo? Questa trappucci nell'acqua il profumo, deodorante e spazzi. Grazie, e non lo sapevo. Ciao. Pulire la moquette a mano, allora, è fattibile, però ti stanchi. Ma che sei matta, la moquette a mano, come cazzo possiamo? Cioè, no. Oggi c'è la nebbia in casa. Questo camino, prima di lavarlo, va spazzolato per bene, perché ci sono chili di polvere. Sono 2 chili, che faccio? Lascio 2,5 chili, lascio tutta polvere di primissima qualità proprio. Mamma, guarda. Guarda, madonna. Però è potente quello sgrassatore, sì. Vero? È buono questo, Nonna, vuoi poi il cioccolato? A me non mi piace neanche il cioccolato. No, guarda, grazie mille, gentilissima, come se avessi accettato. C'ho giusto un po' di cosa allo stomaco che io non ho già mangiato, grazie. Andiamo avanti. Come fai a lavarlo? Nero, scrostato. Fermati, vero? No, io direi che questo muro qui, l'unica salvezza è imbiancarlo. Imbiancarlo. Come, scusa? Imbiancarlo, ma... pure quello fate, cioè io pensavo che pulivano soltanto, sistemavano, ordinavano, non imbiancavano. Vai a comprare la pittura. Assolutamente mi ha spiazzato, ma non siamo in bianchine. I nastri? Sì. E poi i rulli? Tutto verde. Assolutamente sì. Eh beh, certo.
certo, vabbè, verde, che vuoi fare? Quello è colore dei bianchini, che quello è, c'hanno. Concentrati. Voglio farti vedere come dovrai tu aiutare Margot a pulire questo camino. Noi l'abbiamo già spolverato, poi si prende una spazzola imbevuta d'aceto e si sfrega. Vabbè, sempre la famosa ballata estiva, sfrega, strofina, sarebbe quello. Beh, ok, poi? Devi andare nella fase 2, che è un secchio d'acqua, un bicchiere di bicarbonato, un bicchiere di sale grosso e con il sapone dei piatti lo dosi per 5 volte. Ok, poi sale, pepe, no, sale, pepe non c'entra stavolta, quella è un'altra cosa. E quella è proprio la pozione per pulire il caminetto. Ok. Cos'è sta roba? Un urlo di terrore. Dovrebbe essere un'ape, come si chiama quello verde? La cimice. Conclusione, cosa devo fare con questa bottiglietta, mo? Te fai una bella bevuta. Te fai una bella bevuta. No, non beve, state buona. Buttalo, che devi fare? O apri o butti, che devi fare? Io ho visto appartamenti, ma come questo non mai. È tutta cacca, Come la deve questa roba? Paletta, scopa e sacco. Ma che schifo. Tante che da me. C'è tu strunzo, tante da sì. Eh beh, certo, sono dei cani ma cagano come leoni, come si dice, quindi proprio delle torte così stavano sopra balcone al giardino, che cazzo è. E diventeremo anche in bianchine. E andiamo a pitturare. Forza con sto olio di gomito. Vai. Tutto si mette a posto. La capa tua si mette a posto. Basta volerlo. Ah, è vero, stavano a imbiancare. Madonna, mi c'è proprio. Si sono messe pure a imbiancare. Quindi questo si aggiunge al curriculum delle Paglionico, che ora sono anche in bianchine. Bravo, cioè, mi piace. Andrea, guarda questa stanza. Cosa ti sembra? Tutta un'altra casa. Credo te l'hanno imbiancata a casa e ci mancherebbe, ci vorrebbe, vede che cosa deve dire. Oh, il bagno finalmente è tornato bello bianco come dovrebbe essere, invece che quelle colature di cacca. Diaba. Anche la camera da letto ho visto che hanno messo molta cura nel sistemarla. E te credo che l'hanno pulita a mano, la moquette, vorrei ben vedete, vorrei proprio ben vedere. Andrea, questo è un regalo per te. Aceto bianco, sale grosso, sapone dei piatti, bicarbonato. Perfetto, caminetto adesso è tutta un'altra cosa. Farò in maniera che rimanga sempre così bello pulito, guarda. Ma speriamo che lo pulisci per davvero, speriamo. Non tanto, ma almeno una volta a settimana, una pulita così anche leggera, yadavi. A noi tutte vogliamo ringraziare te perché hai fatto un bellissimo lavoro nell'esterno. Vero, ragazze? Sì, bravo! Adesso almeno è omogeneo. Le Paglionico hanno l'olio di gomito, ma... anch'io non sono da meno. Hai capito? E te credo, se sei fatto pure tu un bucio del culo così fuori al giardino, mo te ci devi mettere d'impegno a tenerlo pulito. Speriamo. Io spero che questa gente che ha avuto la casa pulita dalle Paglionico, spero che almeno quando vanno via, col tempo la continuino a tenere pulita. Boh, voi che dite? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Io sono curioso di vederla sta gente dopo un annetto, diciamo, come sta messa, se ha imparato la lezione. Va bene ragazzi, voi come ci avete la casa? Pure voi ci avete una casa proprio così, proprio alla cosa appena de merda? Oppure ce l'avete pulita? Scrivetelo qua sotto nei commenti, mi raccomando ragazzi. Ci vediamo al prossimo video di venerdì. Venerdì prossimo parlerò di un argomento, di un nuovo social network, ragazzi. Parlerò di un nuovo social network che si chiama
Waveful. Che cazzo è Waveful? Lo scopriremo la prossima volta. Ci vediamo al prossimo video. Ciao carini!